Il condannato by Ezio Mauro, il condannato by Ezio Mauro, by Ezio Mauro. Beh, chi sia Ezio Mauro lo sapete tutti, è stato un potente giornalista del quotidiano romano La Repubblica, poi è stato direttore del quotidiano romano La Repubblica, poi recentemente è andato in pensione e adesso realizza dei filmati storici. E io ieri sera, un po' prima delle ore 19, mi accingevo a vedere le ultime disgrazie trasmesse da TG3 ieri sera, un po' prima delle ore 19. E un po' prima delle ore 19 c'era la pubblicità. E a un certo punto sullo schermo mi appare il volto di Ezio Mauro nel contesto di uno spot pubblicitario e il condannato, io ho detto ma quello lì è Ezio Mario, quello lì, cosa c'entra? Che cos'è? È diventato un attore Ezio Mauro? È diventato un attore? Perché in questo spot pubblicitario intitolato Il Condannato appare il volto gioviale di Ezio Mauro. Ezio Mario è un giornalista buono, Ezio Mauro. Il volto gioviale di Ezio Mauro. E poi lo spot continua e mi rendo conto che invece Ezio Mauro è il realizzatore di un documento storico che presto andrà in onda sulla Rai TV. È uno sceneggiato storico relativo ad Aldo Moro e il celebre caso Aldo Moro, uno dei leader della Democrazia Cristiana. Siamo, mi pare, nel 1978. Io ero ancora professore di filosofia e storia nei licei, non avevo ancora fatto il concorso, il pubblico concorso per diventare preside di ruolo nei licei classici e scientifici, ero ancora un professore, mi stavo preparando però, studiavo parecchio per vincere il concorso, come poi l'ho vinto. E così vedo che presto la Rai TV manderà in onda un documento storico realizzato da Ezio Mauro e dedicato ad Aldo Moro, al famoso rapimento di Aldo Moro. Rapimento da parte delle Brigate Rosse, erano i cosiddetti anni di piombo. E fu rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse, un grande leader, che vagheggiava un rapporto della Democrazia Cristiana col Partito Comunista Italiano, allora si chiama quello che oggi è il PD, si fa per dire, allora si chiamava Partito Comunista Italiano. Aldo Moro fu rapito e le Brigate Rosse intendevano liberarlo Aldo Moro in cambio della liberazione di alcuni brigatisti rossi. E Aldo Moro era un leader della Democrazia Cristiana. Allora al potere c'erano i democristiani al potere. C'era anche Bettino Craxi, mi pare, era il periodo in cui la DC governava con il Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi. I maggiorenti dicevano no, non intendiamo patteggiare con le Brigate Rosse, non si scende a patti con i brigatisti, questi brigatisti che hanno rapito Aldo Moro, no, come dire, che muoia Aldo Moro, che venga condannato, che muoia. Ci fu la voce di
Bettino Craxi, ad onore del vero, fu Bettino Craxi a dire no, no, la vita di Aldo Moro vale di più della ragion di Stato, vale di più, non è vietato da nessuno che lo Stato faccia questo scambio con i brigatisti rossi, non è vietato, non è proibito. Noi restituiamo ai brigatisti rossi alcuni brigatisti carcerati e i brigatisti rossi ci ridanno Aldo Moro. Il più duro dei leader democristiani, il più duro fu il divo Giulio, Giulio Andreotti, e che diceva no, non si scende a patti con i brigatisti rossi, come dire, chi se ne frega di Aldo Moro. Aldo Moro dalla prigione però scriveva le lettere, in queste lettere Aldo Moro ci ha descritto, Giulio Andreotti ce l'avete scritto, cosa ha scritto Aldo Moro su Giulio Andreotti? Io una delle sue lettere, cari amici, ve la lascio qua come link nel riassunto di questo video, così la potete leggere voi stessi con i vostri stessi occhi. E lettere meravigliose, lettere stupende, questo leader Aldo Moro, il carcerato, che scriveva queste lettere, e poi i brigatisti rossi li facevano recapitare alla stampa, a chi di dovere. Poi la transazione non andò in porto, Aldo Moro fu ucciso. E qua però io faccio al pregiato giornalista Ezio Mauro, faccio un piccolo appunto. Io questo documento storico, caro Ezio Mario, non lo chiamerei il condannato, perché sì, poi c'è cronache di un sequestro, ma c'è il condannato, perché il condannato è un titolo generico e il tuo è un documento storico, non è un romanzo. In un romanzo si può scrivere, che so, Cuore di tenebra, Il processo, Il castello, Franz Kafka, ma questo è un documento storico. Il condannato è troppo generico, è anche cronaca di un sequestro. Il popolo sovrano che segue la TV deve sapere che il documento che tu stai creando riguarda Aldo Moro, è perché il condannato, se è per questo... Caro Ezio Mauro, siamo tutti condannati a morte, lo sai, vero? Siamo tutti, anche tu, anch'io, insomma, anche tu sei condannato a morte, lo sai, Ezio Mauro, che anche tu sei nato per essere condannato, per morire? No, cambialo il titolo, dai retta a me, lo sai, dai retta a me, che io sono stato romanziere, come romanziere ai miei romanzi potevo dargli il titolo che volevo, e il titolo che volevo gli potevo dare. Ma tu hai un documento storico, non puoi scrivere genericamente il condannato, cronache di un sequestro. Il popolo sovrano che segue la TV deve sapere che la tua opera, questo tuo sceneggiato, filmato, storico, si riferisce ad Aldo Moro. Lo sceneggiato deve cominciare. Aldo Moro, cronache di un sequestro, non il condannato. Il condannato è generico, perché siamo tutti condannati, siamo tutti condannati a morte, tutti, non sappiamo, viviamo in cella e in attesa di essere condotti nella camera della morte. La camera della morte possiamo, quindi cambialo, non scrivere più il condannato cronache di un sequestro, ma scrivi Aldo Moro, cronaca di un sequestro, va bene Ezio Mauro? Io ti voglio bene Ezio Mauro, mi raccomando, a te Ezio Mauro e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.